Buongiorno ragazzi, sono Stefano, maestro responsabile della formazione dei Ronchi Verdi. La puntata di oggi è dedicata al servizio, il colpo probabilmente, anzi sicuramente, più importante nel gioco del tennis. È anche un colpo notoriamente non tanto semplice, ma ha un grosso vantaggio, quello di poter essere allenato anche da soli. E allora, quale migliore occasione, adesso che siamo a casa, di allenarci sul servizio, e gli esercizi che vi proporranno i maestri vi porteranno sicuramente a migliorare e a eseguire bene questo colpo. Quindi adesso passerò la parola ai maestri, passo la palla ai maestri che vi faranno vedere tutti gli esercizi che mi raccomando dovete provare a fare con noi. A voi maestri. Ragazzi, come state? Sono Fabio. Oggi, come ha detto Stefano, facciamo dei giochi e degli esercizi per il servizio. Il servizio è molto importante perché è quel colpo che ci permette di mettere la palla in gioco. È un colpo che non dipende dal mio avversario, ma dipende solo da me stesso, perché sono io che scelgo dove tirare la palla per far sì di iniziare il punto e prendere in mano l'iniziativa dello scambio. Per imparare però a servire bene, dobbiamo imparare ad impugnare la racchetta nella giusta maniera. Ok, per impugnare correttamente la racchetta, allora con la mano sinistra la afferrate al cuore e la tenete in questa posizione qua. Con la mano destra fate una L, posizionate l'indice in questo modo. Afferrate il manico e spostate leggermente l'indice. L'importante è che l'indice sia un po' spostato dal resto delle dita. Questo ci consentirà di avere il polso un po' più morbido. Questa presa si chiama continental oppure detta volgarmente a martello, perché è come se noi dovessimo picchiettare un piccolo chiodo, come se noi avessimo un martello in mano. Benissimo, adesso che abbiamo visto come impugnare correttamente la racchetta, possiamo iniziare a fare i nostri esercizi. Il primo esercizio che vi propongo è quello di far cadere la pallina per terra e farla rimbalzare colpendo la pallina con il telaio. Importantissimo, manteniamo sempre la stessa impugnatura in questo modo. Ok, quindi dopo che l'ho colpita, la afferro. Proviamo a farlo assieme per 6 volte. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attenzione, vi ricordo, non cambiare l'impugnatura, mantenere sempre la stessa. Adesso modifichiamo un po' l'esercizio, lo facciamo diventare un pochino più difficile. Continuiamo sempre a palleggiare, facendo rimbalzare la pallina contro il pavimento. Questa volta però userò le corde, ma la mia impugnatura non deve cambiare in questo modo. Ok, proviamo a farlo assieme per 6 volte di fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benissimo, adesso mettiamo assieme questi due esercizi. Quindi devo colpire una volta la pallina di taglio, una volta con le corde e poi la afferro in questo modo. Ok, se riesco a farlo, un punto per me. Se invece non ci riesco, un punto per il mio avversario. Proviamo a farne 6 assieme. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benissimo. Adesso passo la palla al prossimo maestro che vi farà vedere i prossimi giochi. Grazie Fabio. Ciao a tutti, sono Lucrezia Cimino, maestra di tennis dei Ronchi Verdi.
per lavorare sul servizio. Per i nostri giochi ci servirà la racchetta, una pallina e o un nastro, oppure, come ho utilizzato io, un bastone, che metteremo per terra davanti a noi per delimitare la linea di fondo campo. Per il primo gioco ci mettiamo in posizione frontale davanti ad un muro, utilizzando sempre, mi raccomando, l'impugnatura continental che ci ha appena spiegato il maestro Fabio. Mettiamo la racchetta dietro la schiena, lanciamo la palla verso l'alto, la colpiamo facendola rimbalzare contro il muro e poi la riprendiamo in questo modo. Ok? Tutto chiaro? Proviamo a farlo per 10 volte insieme. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e ultimo, 10. Ok, per il secondo gioco invece ci mettiamo in posizione laterale, quindi se siamo destri ci mettiamo con la spalla sinistra che punta verso il muro e se siamo mancini con la spalla destra che punta verso il muro. Quindi partendo in posizione laterale, sempre con la racchetta dietro e mi raccomando sempre con l'impugnatura continental o a martello, lanciamo la palla verso l'alto colpendola sempre verso il muro e la riprendiamo in questo modo. Ok? Tutto chiaro? Proviamo a farlo sempre per 10 volte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Ok ragazzi, spero che vi siate divertiti, spero di vedervi presto e adesso passo la palla al maestro Andrea che vi farà vedere i prossimi esercizi. Ciao! Ciao ragazzi, come state? Vi state divertendo? Dai, adesso continuiamo a farlo insieme con altri giochi. Per questi nuovi esercizi, oltre alla riga di fondo, ci serviranno anche le righe laterali. Per farle usiamo sempre il nostro scotch, ma vi do un piccolo consiglio anche per non far arrabbiare troppo i genitori. Se io invece di fare la riga prendo soltanto una striscetta, è meglio perché non rovino il pavimento e soprattutto poi sarà anche più facile toglierlo dopo. Perché dobbiamo disegnare tutto il campo? Perché nei giochi che faremo adesso sarà molto importante la precisione, perché faremo dei movimenti più ampi e quindi anche senza volerlo tireremo più forte, che in realtà è il nostro obiettivo per quanto riguarda il servizio. Il primo gioco che faremo adesso sarà quello di imparare ad andare a colpire la palla più in alto possibile con il nostro braccio super disteso, il più possibile lassù. Questo perché? Perché se io colpisco qua sopra potrò schiacciare la palla verso il basso e soprattutto tirare più forte, che è quello che vogliamo tutti. Il primo gioco sarà questo. Mi metto in ginocchio. Questa sarà la mia nuova posizione di partenza, con la racchetta, con le corde che guardano avanti. Questo perché? Perché devo riuscire poi a scendere dietro la schiena e a distendermi il più possibile. Ve lo faccio vedere. Guardate, qua lancio, distendo e vado. Ok? Lancio, distendo e vado a prenderla in alto. Di nuovo, lancio, distendo e vado a prenderla
Lo faccio l'ultima volta, lancio, distendo, e così. Vedete? Io mi fermo qua, tanto devo tirare piano, non c'è bisogno di tirare forte, devo essere preciso. Ok? Facciamolo insieme, lo facciamo 6 volte. Pronti? Posizione di partenza, lancio e distendo. 1. Posizione di partenza, lancio e distendo. Questa l'ho lanciata male, me la sono lanciata troppo avanti. Posizione di partenza, lancio e distendo. Posizione di partenza, lancio e distendo. Siamo a 4. Posizione di partenza, lancio e distendo. 5. Posizione di partenza, lancio e 1. Che fa 6. Siete riusciti? Bene. Adesso facciamo un altro gioco. Ci mettiamo in piedi. La posizione di partenza sarà sempre la stessa, ricordo, con le corde che guardano in quella direzione, ma invece di afferrarla, la palla, proviamo a fare un altro colpo, dritto o rovescio. Questo perché? Perché così alleniamo anche un po' la nostra risposta al servizio, che è un altro colpo molto importante. Ve lo faccio vedere. Posizione di partenza, lancio, colpisco e mi preparo, ok? Pronti? Lancio, colpisco e mi preparo. Potete lanciare sia, scusate, colpire sia con il diritto sia con il rovescio, come viene meglio. Vi faccio vedere anche di diritto. Posizione di partenza, lancio e gioco di diritto, ok? Facciamolo insieme, anche qua lo facciamo 6 volte. Posizione di partenza, lancio, via, e rispondo, ok? 1. Posizione di partenza, lancio, e rispondo di nuovo. Vi faccio vedere una risposta di rovescio, siamo 2. Lancio, risposto e colpisco. 3. Posizione di partenza, lancio, colpisco e via. Posizione di partenza, lancio, vado a prenderla in alto e colpisco. Ok? 5, l'ultimo, e pronti, e risposta. Ok? Bravi. Adesso facciamo l'ultimo nostro esercizio tennistico, che sarà la nostra partita. Però prima di ogni partita, come voi sapete, bisogna allenarsi e soprattutto riscaldarsi. Il riscaldamento sarà questo. Palleggiamo contro il muro, dritto o rovescio, come volete, ma partiamo sempre con il servizio. Ok? Quindi ci caliamo all'interno della partita. Vi faccio vedere. Potete partire sempre così, oppure, se volete, potete partire da qua. Io, soprattutto all'inizio, preferisco partire di qua, così continuo a fare l'esercizio e a imparare bene. Parto di qua, servo, e poi palleggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Fate attenzione, e qua è importante il campo, perché se tirate troppo forte, questa è buona, buona, ma se tirate troppo forte la palla esce ed è come se voi aveste tirato fuori. Ok, questo sarà molto importante per la partita. Fate qualche palleggio di riscaldamento e poi facciamo la partita. La partita dovete immaginare di essere sul campo da tennis. Quindi, cosa fareste? Andate a prendere la pallina, vi mettete vicino con il piede dietro la riga, vostra posizione solita, ricordate, e anche se siamo alla fine ve lo ricordo ancora, l'impugnatura, vi hanno spiegato gli altri maestri, è soprattutto da andare a colpire in alto, e giocate. La posizione di partenza a questo punto può essere o questa oppure questa. Decidete voi. Io continuo a preferire questa, soprattutto adesso che siamo
in casa, quindi dobbiamo tirare in modo più controllato. Quindi io parto di qua, mi metto in posizione, vado, lancio e via. Vai. E gioco, ragazzi, giochiamo a tennis, via. Giochiamo a tennis, ok, capito? La partita sarà fatta così. Se riuscite a fare 4 palleggi senza sbagliare, senza tirare fuori dalle righe, prendete un punto. Nei 4 palleggi dovete anche contare il servizio. Il servizio già lo contiamo come 1, ok? Ve lo faccio vedere. Mi metto in posizione, vado, via. 1, 2 e mi sposto, 3 e 4, ok? Quindi qua ho fatto un punto io. Vi faccio vedere un caso in cui, ad esempio, non fate punto. Servite, vado, 1, 2 e questa è andata fuori. Avete visto? Quindi è punto dell'avversario. Come le altre volte, fate la partita con il punteggio tennistico. Quindi 5, ricordo, 5 pari, si arriva ai 7, 6 pari, sempre ai 7. Ok? Bene, spero vi siate divertiti. Adesso passo la palla a Marika che vi farà vedere altri giochi, altri esercizi fisici questa volta. E mi raccomando, se avete voglia, mandateci qualche video, soprattutto di quando fate la partita o palleggiate, che a noi fa piacere vedervi mentre giocate. Ok? Buon allenamento, ciao ragazzi! Grazie mille. Ciao a tutti. Oggi lavoreremo sul servizio. Ok? Quindi partiamo da un esercizio per i più piccolini. Mettiamo 4 bottiglie o qualsiasi cosa che avete per delimitare un piccolo spazio, ok? E dobbiamo lanciare la pallina con la mano con cui di solito lanciamo per fare il servizio e cercare di farla entrare dentro questo piccolo quadrato, quindi come una sorta di bowling, ok? Allora, possiamo partire in prima volta proprio da vicino vicino per vedere se ci riusciamo. Poi mano a mano che siamo più capaci possiamo allontanarci, quindi mi allontano e lancio, ok? Allora, adesso facciamolo più lontano che riusciamo e ne proviamo a fare due insieme. Poi voi lo fate per 10 volte. Avanti e vado. Ok, prendo la palla. Facciamo insieme ancora una volta, vado bene lontano. Ok, perfetto. E voi provate ad allenarvi un po' di volte. Poi, secondo esercizio, abbiamo sempre bisogno di questo quadrato, ok? Ci mettiamo affiancati come se fosse per il servizio, palla nella mano con cui lanciamo e devo cercare di farla atterrare qua dentro. Proviamo a farlo per 10 volte insieme. Via. 1. Perfetto, allora poi 10 è il minimo, potete provare per esercitarvi anche un pochino più di volte. Passiamo al terzo esercizio, sempre un pochino più difficile. Ci mettiamo di nuovo affiancati come per fare il servizio con una parete davanti libera, ok? Facciamo tutto il movimento del servizio, la facciamo rimbalzare a terra, poi contro il muro e la afferriamo. Quindi vado e la prendo, perfetto. Vado. E prendo anche questa 10 volte. La facciamo insieme di nuovo 5, 4 e ultima volta, vai. Perfetto, andate avanti almeno per 10 volte. Ok, poi adesso posiamo la pallina, ci mettiamo dove abbiamo un muro e facciamo per 10 volte, piego bene le gambe e salto più su che posso, ok? Per saltare nel servizio dopo che ho lanciato la pallina. Quindi 10 volte, facciamolo insieme, via. 1, più su che posso. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Ok, ancora un po' più difficile, mettiamo insieme alcune cose. Quindi prendiamo un manico della scopa oppure, come abbiamo usato l'altra volta, un foulard, qualsiasi cosa che avete in casa. Ci mettiamo affiancati come se fosse la linea di fondo campo. Preparo il servizio, piego, salto e rimango in equilibrio sulla gamba di atterraggio, ok? Anche questo facciamolo due volte insieme e poi fate come tutti gli altri esercizi per 10 volte. Quindi vado, piego e salto, atterro e rimango in equilibrio. Perfetto, ancora una volta, vado, piego e salto. Perfetto, allora buon allenamento e buon divertimento. Vi passo la palla così potete allenarvi voi. Ciao!